dal termine distress, che a sua volta ha origini latine, non anglosassone. In effetti il vero significato del termine sarebbe quello di strizzare o di pressare. Tant'è che nella lingua anglosassone, in inglese, veniva adoperato, è stato operato per la prima volta in ingegneria. Ingegneria dei materiali, esattamente. Posso chiudere che. Mi dispiace? No, addio, si rompe tutto. No, non posso chiudere. È così, è rotto. Lasciamolo stare. Ma probabilmente c'è un pochino di vento che. Lascia, si sta rompendo tutto. Allora, in inglese il termine stress veniva utilizzato in grammatica. Lo stress è quello che per noi è l'accento. Oppure si dice I stressed my concept, cioè ho sottolineato questo concetto. In ingegneria, appunto, invece, questo tipo di ha avuto dalla fine dell'Ottocento e Novecento questo significato. Poi è stato applicato molto più tardi anche in medicina e nelle scienze affini. Sealy, negli anni 30 del secolo scorso, definì questa reazione dell'organismo. Allora, c'è una faccia nuova, lei? Chi sei? Ciao, Maria Grazia numero 2, perché c'è un'altra Maria Grazia. Chi sei? Peggio per te? No, niente. Una psicologa? Lavoro, diciamo, nel terzo settore con cooperative sociali con minori definiti a rischio. Minori a rischio, definiti da qualcuno. Definiscono i È stata servizi molto sociali. bella questa precisazione, complimenti Maria Grazia. Vabbè, ti sei persa il meglio e il più, vabbè, ti prendi ormai queste poche cose che diremo ora. Comunque, Hans Seely definì con questo termine una reazione molto complessa dell'organismo. Sottolineo reazione. Questo è veramente molto importante da tenere presente. In altri termini, vabbè, vi riassumo la storiella, chi è che la sa di voi? C'è qualche psicologo che ha studiato come è nato il lavoro di Seely? Tu non lo sai, Maria Grazia non lo sa. Di Seely? L'avvocato lo sa, la statistica lo sa. Vai. No, non Non lo voglio approvare. provare. Non voglio provare. Ha 5 lauree, a te non lo chiedo perché lei lo sa sicuramente, ma lei non glielo chiede. Allora, questo tizio lavorava, è di origine austriaca e lavorava su, diciamo, degli animali per valutare le reazioni del sistema immunitario. Emigrato negli Stati Uniti, andò poi in Canada e riprendendo i suoi studi, vide che vi erano delle reazioni tipiche nell'animale se gli venivano iniettate varie sostanze, quindi delle sostanze tossiche venivano iniettate dall'animale che si ammalava, però vi erano delle risposte sempre dello stesso tipo, quindi ingrossamento del timo, ingrossamento delle cortecce surrenali, eccetera, eccetera. Quindi sembrava che a diversità di malattie l'organismo reagisse sempre entro certi limiti nello stesso modo. Ok? Fino arrivò a iniettare anche vabbè, comunque varie sostanze. Allora si mise a studiare la cosa nell'uomo e vide che anche clinicamente vi erano dei segni comuni che tutti conoscevano, davano per scontati, ma nessuno aveva mai descritto prima. È un pochino un Sigmund Freud dello stress, perché anche Freud, qual è stato il genio dello zio Sigmund? Che ha messo insieme in maniera chiara, oltretutto era dotato di una capacità di scrivere eccezionale, in maniera chiara le scoperte che erano lì, pronte, perché le studiavano da decenni, fino ad arrivare all'ipnosi, eccetera. Però nessuno aveva avuto questa grande intuizione di collegarle. E così ha fatto Hans Seely, quindi descrivendo fisiologicamente la risposta di stress. Seely, S-E-L-Y-E. Seely,
Sili, perché appunto è una pronuncia americana. Lo vedi scritto lì? Ok? Allora, stress quindi come risposta complessa. L'organismo, quindi dalla punta dei suoi capelli all'alluce del suo piede, lei reagisce a una situazione di stress, a una strizzata. Siccome noi non siamo limoni, ci strizziamo quando abbiamo davanti una situazione particolare. Vi posso già anticipare che avviene la stessa cosa per altri, anche tu se ne faccia nuova. Ah, stavi là prima. Ma mi confonde, è una cigana, lei. È la quarantenne lei, quella vecchia, giusto? No? Non ha 50 anni? Ma 56? Hanno parlato malissimo di te, come vedi, è stata lei, vedi? Ho detto, ti rifai dopo con lei. Altri quadri descritti con meno dovizia di particolari hanno la stessa caratteristica, che sono i quadri che corrispondono a descrizioni di depressione ed ansia. Voglio dire che stress è risposta di stress, ansia e tensione ansiosa, risposta depressiva, sono delle risposte fisiologiche del nostro organismo, che in ordine inverso, se sottoposto a varie pressioni, ha bisogno di ricaricarsi e quindi si ferma, si quieta. Quindi è biologicamente predisposto. È chiaro che oltre un certo limite, depressio vuol dire diminuisco la pressione. E non ti sei ancora laureata, figurati se ti laurei. Molto importante questo. Quindi vi è una parte biologica e fisiologica di questa risposta. Lo stesso per la risposta d'ansia. Mi allerto. Molto simile alla risposta di stress, ma è più coinvolgente, come vedremo. Coinvolge vari sistemi dell'organismo, che cercherò brevemente di descrivere, e che si predispongono a una risposta che è già preconfezionata a livello biologico e genetico. Un esempio, nella risposta di stress è per esempio una vasocostrizione, quindi una diminuzione di afflusso nel sangue in periferia e al ventre. Tant'è che quando ti girano le scatole ti si blocca la digestione. A me viene fame. Ma perché tu sei reato. La cosiddetta fame nervosa. E vediamo di far uscire un altro termine interessante, in maniera da creare non solo quel triangolo, ma immaginatelo come una piramide. Cioè a un certo punto vi è una dimensione per cui lo stress, che è una risposta globale dell'organismo, è salutare, oppure può portare alla malattia. Quindi, esatto, quando è eccessiva, prolungata nel tempo o improvvisa. Quindi coniamo un'altra risposta in inglese, visto che qui purtroppo l'inglese è imperata, e parliamo di stressor. Per identificare e sottolineare la differenza fra un evento o una situazione stressante e la risposta che invece è la risposta di stress. Ok? Quindi la Maria Grazia 2 può essere uno stressor per me, se mi ricorda la mia partner di allora che mi tradì con Giovanni. Ok? Quindi io provo stress nel vedere la mera grazia numero 2, la vendetta, ed è un fattore mio, come vedremo dopo, cognitivo, quindi io mi attivo. Questa cosa può accadere anche, come diceva lo zio Sigmund, a livello preconcio, cioè non rendermi così subito chiusa, visto? Ma non è vero, è un esempio, non...
Sei simpaticissima. No, no, non è vero, non è vero. Pensa, questa che l'ho chiama Donato. Comunque io ho un record professionale irraggiungibile, perché potrei scommettere con tutti voi 100 milioni di euro che non ho, che non riuscirete mai a indovinare il nome di questo signore che io ho visto una volta, che di nome di battesimo, perché il cognome sai, ma di nome di battesimo si chiamava Nullo. Cioè da ammazzare il padre, Nullo. Ma ti rendi conto? L'hanno ammazzato prima ancora che nascesse. Vabbè, ma anche... Vabbè, questo per... Nullo è veramente triviale, è tremendo, è una cosa... a proposito di stress. Come... Beh... Madonna. Beh, nel sud siete veramente, avete fantasia di questo genere. Mia zia si chiama Dolorata. Non ho mai visto stare bene. Guarda, io ho un quasi amico, un conoscente che gli hanno messo il nome Fortunato, ha perso un incidente stradale tutti e due i genitori, da ragazzino. Chiamalo Fortunato. Montano no, eh. Vabbè, ci divertiamo sui nomi, ora poi vengono 2000 associazioni. Pensate, nella mia città ho un cugino di mio padre che gli hanno sbagliato la nascita, il nome e il cognome. Se voi guardate, perché l'hanno scritto come ha scritto lei, Prunetti, Dr. Arc Valtere, V iniziale e la E in fondo. Meraviglioso, fantastico. Lui se l'è tenuto, non l'ha mai cambiato. Ho un altro zio che gli hanno cambiato il nome dalla nascita, da Aldo in Alvo. Lo sai cos'è l'alvo in medicina? Il ritmo con cui fa la cacca. L'alvo giornaliero settimanale. Beh, anche nella mia famiglia, mia nonna si chiamava Belane e gli hanno cambiato Villane. Terrificato. Va bene, queste sono piccole cose che però, come diceva giustamente, non mi ricordo come ti chiami, Sabino diceva, possono essere per esempio banali fonti di stress. Allora, risposta fisiologica complessa, vedremo, e cerchiamo di capire in generale come e quanto può diventare di stress. Capite che cos'è? C'è un Cristo che sta cercando di disinnescare una bomba e c'è un buon tempone dietro che gli fa scoppiare il sacchetto dietro. Ecco, questo si chiama stress acuto, distress, cioè stress negativo. E il legame di cui parlava prima lui è quello che se sopravvive e non gli viene subito un infarto al disinnescatore, lo stress passa al collega perché lo rincorrerà per 5 chilometri, ovviamente. Lo stress positivo, in gergo si chiama eustress, per cui andate nelle colline toscane, lo vedete normalmente tipo questa, bella, rilassante. E però, vi è un però, tutte queste belle cose, compreso il grano e i cipressi, sono un qualcosa che ha un significato estremamente soggettivo, come già è venuto fuori prima. Quindi, bisogna stare attenti perché nel linguaggio comune stress viene adoperato per più definizioni. C'ho lo stress, sapessi come sono stressato, come se uno avesse una malattia o un malessere. Quindi la connotazione è quasi sempre negativa. Esatto, è una sindrome definita il DSM-4, TR, ora uscirà il DSM-5,
è descritto abbastanza bene, ma da stress vuol dire dal distress, da uno stress negativo. Normalmente lo stress vuol dire che il mio organismo si è attivato moltissimo per fronteggiare una situazione come un'alluvione, come un terremoto. È negativa perché se ho una sindrome vuol dire che l'ho subita molto. Okay? Sindrome vuol dire un insieme di sintomi correlati che mi fanno star male. Quindi Savino ha avuto un incidente, mi diceva prima, e ne è uscito abbastanza bene, ma poteva aver sviluppato una sindrome post-traumatica da stress, per cui era sempre teso, stressato, era insonne, o digeriva male, o era inappetente, o mangiava troppo. Ecco, un insieme di sintomi che sono significativi. Quindi stress come risposta dell'organismo a ogni richiesta, ok? Risposta complessa. Saltiamo un pochino di cose un po' troppo accademiche, quindi lo stress di per sé è una reazione fisiologica adattiva che può tuttavia assumere un significato patogenetico quando è prodotto in modo troppo intenso, rimane attiva per lunghi periodi di tempo, quando è ostacolata nel suo normale svolgimento. Quindi, tutta la ricerca si è sviluppata nel cercare di capire quali stimoli possono essere considerati stressogeni, ovvero se esista un qualcosa di oggettivamente stressogeno per tutti o per la maggior parte delle persone. Vi sono delle cose, ma sono molto generali. Se comincia a tremare il pavimento sotto i nostri piedi, questo è un attimino stressogeno. Se entra una tigre del Bengala, è altrettanto stressogeno. Se entra un topo? Se entra un topo, è stressogeno per chi ha paura dei topi e non per me, che non me ne importa niente. Ok? Se entra un tizio con la pistola, è una cosa un po' diversa. O se vedete un ragno, se vedete un'altra cosa, ok? Quindi è una reazione di allarme che coinvolge tutto noi, tutti noi stessi. La specificità della risposta è un'altra cosa importante. Per esempio, tutte e due avete paura o vi fanno impressione i topi. Tu sali sulla seggiola e lei invece diventa rossa in viso e comincia a tremare. Un'altra persona scappa fuori dalla stanza, un'altra sviene. Un'altra urla una scena isterica, un'altra si blocca, si chiama il frozen, no? Si ghiaccia, rimane lì. Okay? Quindi non è detto che a parità di situazione stressante, di significato stressante, si abbia lo stesso risposta. Ecco la difficoltà di fare questo cavolo di mestiere. E perché troppo spesso chi fa il nostro mestiere lo fa, a mio avviso, in maniera superficiale, non approfondita, non adeguata, perché c'è da studiare troppo, capito? Come il sintomo, no? Per esempio la febbre, è una reazione dell'organismo che però può portare a tante diagnosi. E quindi la difficoltà è proprio nell'intercettare qual è poi la malattia che sta alla base di quel sintomo. E quindi a tuo figlio gli dà la tachipirina quando? E mezzo. Se no gliela lascia. 38. Sì, esatto. Okay? L'esempio, lo stesso si può dire per la cefalea. Io ho un mal di testa, posso avere una cefalea d'attenzione, posso avere una emicrania, posso avere un tumore al cervello, posso avere stanchezza, posso bruxare troppo e quindi avere... No? Ecco, parleremo se, visto che vi sono vari operatori sociosanitari, se volete potremo approfondire alcune di queste. Io ho alcune diapositive di queste cose qua, che sono un po' poco conosciute, sindromi un po' strane, che però possono far comodo, visto che la maggior parte siete donne, fra altre cose, anche a voi. Però prima di entrare nelle sindromi, approfondire questo aspetto è importante. Quindi l'esempio che ha fatto l'avvocatessa Annalisa, è assolutamente pertinente. La valenza adattiva,
Quindi lo stress è utile, la mia attivazione è risultata utile e adattiva per me, per l'ambiente in cui sono calato in questo momento, o no? E chi lo stabilisce? Io, gli altri, quali altri? Altro punto importantissimo, perché dove ce l'ho il metro che mi misura il livello di attivazione? È come quando lei dice al moroso o fidanzato o marito: ma tu non mi ami quanto ti amo io, lo sai? Perché lei c'ha l'amorometro, no? C'ha l'amorometro, bellissimo. Quante volte lo dite? A me non è mai successo. Però è una frase comune che ci dicono a noi, poveracci. Dice, ma come cazzo fa? In effetti non l'amo affatto, però come fa a saperlo? Una strega. Va bene. Lo stesso avviene per questo. Come sappiamo? Come lo misuriamo? Come facciamo a sapere se siamo troppo inibiti, contratti, coartati, per cui rischiamo di scoppiare? Oppure siamo troppo aperti? E dov'è il metro? Esatto, esattamente. E vi è un altro aspetto su questo, perché c'è un aspetto biopsico-fisiologico e poi c'è l'aspetto psico-sociale-culturale. Dov'è il giusto? Dov'è il corretto? Dov'è il sano? Nel sud, specialmente d'Italia, vi è la tendenza a manifestare emozioni. Di più. Nel nord Italia meno, se va in Finlandia meno ancora. Chi l'ha detto che il metodo vittoriano, cioè del essere glaciale o post-vittoriano, sia quello giusto? Non è vero affatto. Fino a pochi anni fa c'era un congresso mondiale, World Conference, e il titolo era The Expression and Expression of Emotions in Health and Diseases. L'espressione, la non espressione delle emozioni nella salute e nella malattia. Organizzato appunto dai paesi nordici, perché il problema della repressione, della eccessiva repressione, portava... Questo non vuol dire che bisogna fare tutti come i siciliani, figlio mio, non importa. Assolutamente, assolutamente. Il problema è appunto questo. Vedete, giocando con questi termini, abbiamo visto com'è difficile, se non impossibile, trovare la, virgolette, giusta misura. La buttiamo via questa normalità? Beh, penso anche che nell'ambito mio, credo che l'equilibrio ci sia anche quando, sposti dal posto di lavoro, arrivi a casa e di colpo è cambiato completamente la... l'umore e lo stato d'animo, se diventi completamente lavoro, sta a casa, è tutto brillante, tutto bello, ritorna alla cosiddetta... Ma sento che rimango. No, per me no. Possono essere tornate particolarmente stressanti, in cui ci sono preoccupazioni gravi, per eventi anche drammatici. In quel momento sempre io sono dividendo con l'attenzione, con la pressione. Poi quando arriva a casa, già in macchina, transito per arrivare a casa, già con quello che piano, arrivi a casa, vedi tua moglie, i figli e ti posta, ti ho avvisato tutto. Questa è una modalità positiva, c'è lo spazio vitale tra quello che fa, c'è lo spazio proprio, lo difende. Vediamo se viene fuori un'altra parola molto bella ed attiva, grazie anche a loro. Quindi spazio vitale o spazio e non o. E... è la parola relazionale. Esatto. Allora, questo cosa vuol dire? Che, non mi ricordo il tuo nome, Dino. Ha intanto un discreto rapporto con se stesso, quindi una relazione positiva con sé, non sarà perfetta, ma siccome è più perfetto nel mondo non c'è niente, e ha uno spazio relazionale positivo, probabilmente sia col lavoro che nell'ambiente. Questo può essere sufficiente, come no, e il come no può voler dire, diciamo, volere un hobby o un'altra situazione. Un esempio clinico, io ho una sua collega
che è 4 volte lei, ok? È 109 kg per 1,61 m, misurate. Ed è la classica persona che ha, buongiorno, famiglia molto agiata, abita in una bella casa, eccetera, buttata sul lavoro, lavora, lavora la sopra casa, eccetera, eccetera. Cosa fa? Lavora come una pazza, poi gioca a golf e a bridge. Non ha famiglia, ha avuto una relazione con un tipo che poi è scappato con la segretaria filiforme. No, gli ha dato una sportellata con la macchina, però si è accorta che passava, pa! Non l'ha uccisa, però perché era, non era probabilmente molto del profondo sud. Comunque, questa persona non si, in parte si rende conto che è prigioniera, no? E voglia di avere cani, di avere il giardino che è un campo di calcio, altre cose. Lei ha trovato un sistema più adattivo dell'alcol o delle sostanze. Però è altrettanto prigioniera, perché se tu hai parlato con un giocatore di golf, è un drogato, è un dipendente, perché parlano solo di golf, di par, di green, di legni, di ferri. E guarda caso l'altra cosa è identica, c'è nessun golfista. Perdonami, sì, ma io sono un peripatetico, già quando peripatetico. Già mi chiamavano lo psicoterapeuta peripatetico in ospedale, che mi prendevo pazienti e me li portavo in giro. Viene da peripatos, che era il, praticamente un loggiato nel quale un tizio molto più in gamba di me, chiamato Socrate, insegnava ai suoi discepoli e non si fermava mai, camminava e parlava. E io sono così un pochino, ovviamente non sono nemmeno lontano parente di Socrate, però sono un po', come dire, mi piace muovermi, mi piace guardare. E se tu non senti al dillitino, io volentieri ti ripeto le cose. E quindi qual era l'altro? L'altro era il bridge, per cui chiaramente lei cosa fa? Una vita sballata, perché la sera si mette a giocare a bridge, si fuma 20 sigarette, finisce alle 3 di notte, poi si alza la mattina, poi cosa fa? La domenica va a giocare a golf e la sua vita è apparentemente piena, ma non ha un sistema di bilancio, chiaro? Relazionale adeguato. Descrivevamo in questo momento quello di Dino, che riesce con difficoltà ovviamente, ma riesce a bilanciare questo livello di stress, perché è un lavoro non certamente facile. Un'altra cosa importante è l'ultima, il ruolo della valutazione cognitiva e della reazione emozionale come mediatori della risposta di stress. C'è una diapositiva più avanti che forse rende bene l'idea. Andato troppo avanti. Perché gli psicocosi sanno cos'è la valutazione cognitiva. Ma allora, risposta emozionale, valutazione cognitiva. Ci ritorneremo. La valutazione cognitiva è quello che noi abbiamo della realtà. Alla collega saprebbe rispondermi benissimo se le dicessi: che differenza c'è fra sensazione e percezione? E lei mi sta dicendo come risposta: la sensazione sono le sensazioni appunto che arrivano al mio organismo, la percezione è il riconoscimento, il dare un significato a quello che percepisco. Quindi io posso avere una finestra aperta, ma siccome sto leggendo, solo dopo 10 minuti mi rendo conto che ho un po' freddo e allora mi copro e chiudo la finestra. Ma la sensazione era in arrivo anche nei minuti precedenti, ma ero così assorto da non fare attenzione a uno stimolo finché quello non è diventato pressante. Allora ho riconosciuto, ho dato un significato e questo è il percetto. La valutazione cognitiva è un atto ancora successivo, cioè dare un significato al percetto.
Bravo, un significato che è il gioco forza personale. Si parlava prima del topo, del ragno, di Pinco Pallino. E questo è il punto. Lo stesso tipo di realtà può avere significati diversi. Quindi quello che per il bruco sarà la fine del mondo, del suo mondo, diventerà l'inizio della vita per la farfalla. Però è la coscienza di questo cambiamento, di questa rivoluzione che fa la differenza. L'esempio che spesso faccio è quello capitatomi realmente. Un giorno ero vicino al mare, c'erano degli stabilimenti balneari in questa stagione e c'era un bellissimo tramonto, non era quindi questo il vostro mare, era quello dall'altra parte. Era così bello, con dei così bei colori, che mi sono fermato con la macchina, sono andato sulla spiaggia tra gli stabilimenti balneari a guardare questo bellissimo tramonto. E c'era a poca distanza da me un tizio col cavalletto che faceva un dipinto. Su, molto vicino a me c'era una ragazza che piangeva e invece seduti vicino allo stabilimento balneare c'erano due fidanzati che si coccolavano in maniera tranquilla. Ecco, questo è un esempio classico, no? Il tramonto era lì e c'ero io, c'era il pittore, c'era la tizia che piangeva, c'erano i due che si baciavano. Quindi è chiaro che probabilmente la tipa che piangeva aveva un ricordo non così piacevole di quel posto, di quella situazione e di quello che a me sembrava un bellissimo tramonto e probabilmente era bello anche per il pittore, se no non era lì a quell'ora. Ok? Quindi la realtà, ammesso che esista, esiste, ma è il significato che io attribuisco in psicologhese la valutazione cognitiva, che dà una pregnanza o meno a una situazione, per cui può essere tremendamente importante per me e invece è insignificante per un altro. E non soltanto il topo e il ragno, ma anche realtà più complesse. Ok? Questo è importantissimo nella valutazione, nella risposta. Vediamo di... Quindi è importante anche codificare. Si legge? No, no. Stavi dicendo, avvocato? È importante anche codificare il messaggio, cioè cercare di renderli, percepirli in maniera meno stressante, stressogena, per non so come dire. Cioè il fatto che comunque tutti gli input che ci vengono dall'esterno possano essere più o meno stressanti dipende da noi. Esatto. Quindi è importante codificare il messaggio che c'è dentro, cioè dire, dargli la giusta dimensione, dire come... Non è così facile, non è... Torniamo un attimo indietro. Se ti ricordi all'inizio della nostra, della mia produzione di oggi, conversazione con voi, io ho precisato che non c'è niente di lineare. Quindi attenzione, perché non vi è un evento con un. Ma poi anche c'è la seconda dimensionalità. Esatto. Quindi è come accennava anche il nostro informatico, è un sistema che si fa. Va bene, Fabio, sono un anomico per cui vi chiederò i nomi 42 volte, mi è rimasto in mente Maria Grazia perché ce ne sono due, però gli altri me ne sono già tutti dimenticati, no, di non mi ricordo, poi mi ricordo Savino e di qualcosa. Maria.
tornando al punto, cercando di rispondere al quesito del nostro avvocato e presidente, il problema è proprio quello che l'organismo, a parte situazioni estreme, reagisce in maniera sequenziale. Spesso e volentieri vi è quindi una sommatoria di situazioni, quello che in psicofisiologia clinica si chiama iperattivazione cronica. Per cui tu, se sei ancora relativamente sana, ti rendi conto della risposta finale, come dicevi tu. E questo è già relativamente sano. Perché ci sono persone che non si rendono conto nemmeno di questo. Il classico imprenditore che viene da me inviato dal cardiologo al secondo bypass, ecco, che viene e dice: mi manda il dottor Prof. Ludman. Ma io sto benissimo, guardi, che caspita c'è che a fare? Ovviamente, al secondo bypass, ovviamente a livello psicofisiologico è sballato al 100%. Come vedremo dopo, cercherò, se mai nel pomeriggio vi faccio vedere queste cose o ne parliamo, chiaramente non ha la minima idea di questo, nonostante i sintomi, nonostante i disturbi dermatologici ogni tanto lo colpiscono, oppure nonostante che siano ricchissimi. Quindi non è che vi è un stimolo a la risposta, vi ho già fatto vedere all'inizio, no? La O che già al inserita SR vuol dire che vi è un'elaborazione di tutti questi segnali che in qualche modo portano a risposte multiple, complesse, ed ecco perché si parla di multidimensionalità. Quindi la multidimensionale vuol dire che devo, siccome è multidimensionale la risposta, devo essere io, se sono un clinico, mi devo attrezzare per cercare di catturare più dati possibili da più fonti possibili. Ok? Ma anche perché ci siamo detto gestione dello stress. Noi a volte pensiamo a eliminare lo stress, noi dobbiamo imparare a 100 punti in un corpo solo. Ma questo è vero anche per le altre cose di cui ho parlato prima, e che oggi invece non vengono considerate così nel mondo occidentale, in particolare in Italia. Le persone vengono, e come diceva il mio amico anestesista, ma l'anestesista ha la sua ragione di dir così, cercano l'ansiolisi, capisce? Come l'ansiolisi? Se non sei più ansioso? Le persone vengono e dicono, sono molto emotiva, come dire, sono malata grave. Perché seguono il modello del robottino. Il robot fa solo comodo a chi ha in mano fili e regola il comportamento degli altri. Ma socialmente adesso è richiesto questo, ecco perché lo viviamo come una malattia. L'uomo non richiedere mai, eccetera, eccetera. Quindi ansia, depressione, stress vengono viste tutte come malattie da debellare. E addirittura l'emotività è un dente che va levato. Ma effettivamente, se mi consente, c'è certo una bassa cultura, perché già rivolgersi a uno psicologo, a uno psichiatra, diventa come una, non si vede come forma di aiuto, ma bensì come io sono pazzo. Viene visto in questa maniera, quindi uno si affida già con difficoltà, se vogliamo, uno psicologo. Non c'è quella cultura nel non si rivolge proprio perché pensa che se io vado là è perché sono pazzo, ma non è quello il fatto, cioè se andrebbe risolto mi verrebbe aiutato appunto dal... Allora, quello che dice Savino è verissimo. Purtroppo non c'è soltanto un discorso di bassa cultura di partenza o di, come dicono in inglese, misunderstanding, cioè una... non mi viene il termine italiano, come si può tradurre? No, è un... chi è che me lo dice? La vecchiaia è una gran brutta cosa. Vabbè, quando mi viene ve lo dico. Comunque, fraintendimento, grazie, grazie, grazie. Non mi veniva, oh. Grazie. Rita. Allora, intanto spieghiamo ai non psicologi che roba è lo psicologo, così almeno usciamo di qua e qualcosa lo sappiamo. Allora, lo psicologo è in teoria lo studioso del comportamento umano.
Quindi non ha niente a che vedere con la cura, col trattamento e con tutte queste cose. È diventata una scienza dall'inizio del secolo scorso, o la fine del secolo precedente, per la cronaca, un po' di storia della psicologia che nemmeno gli psicologi forse sanno, ma forse questo lo sanno, lei lo sa perché è di Parma, vabbè, lo sa per forza, ma non voglio fargli fare figurette. Allora, il primo laboratorio di psicologia è nato, psicologia scientifica è nato a Lipsia, vedi che ho detto che lo sa, nel 1886, grazie a un certo tipo che si chiamava... Dillo. Sì. No, Wundt. Wilhelm Wundt. Wundt. E la cosa curiosa è che il secondo laboratorio di psicofisica, per sottolineare la scientificità della ricerca, pensate che è nato in Italia, esattamente a Firenze, grazie a due neuropsichiatri di Reggio Emilia, che lavorando con l'alienati avevano fatto delle scoperte molto belle, tant'è che l'ospedale psichiatrico di Reggio Emilia era diventato famoso in tutta Europa. Poi nessuno sa questa storiella, che grazie a questo furono create le prime cattedre di psicologia all'università in Italia, all'inizio del Novecento, fino ad arrivare a un numero di 16, delle quali 14 a medicina, 2 invece in altri posti, in altri corsi di laurea. Fino a che non arrivò un certo signore che si chiamava Gentile. Qualcuno si sente nominare? Io, un po' nella didattica. Sì, un certo filosofo. La riforma Gentile. Sì, Iddu. Che disse, da buon ministro, la psicologia è una scemata, si mise d'accordo con il Papa e con appena arrivato Benito Mussolini e cancellò tutte le cattedre di psicologia. I docenti furono costretti a cambiare la denominazione in pedagogia o a andarsene. Deve morire. Comunque, per farla breve con la storia, perché ha un significato in Italia, dal 1922-1923 sono sparite le cattedre, sono state ricominciate a diffondersi di nuovo nel 1954. Non ero nato nemmeno io. Ah. Non la sapevi questa cosa? L'unica cattedra di psicologia in Italia fu quella di Padre Gemelli all'Università Cattolica, prima di Roma e poi a Milano. L'unica rimasta in Italia. Questo spiega... Quindi pensate, questo cosa spiega a livello della psicologia... Spiega come mai la laurea in psicologia in Inghilterra è nata nel 1922 e in Italia nel 1972, per esempio. Comunque, per spiegare a non psicologi, esistono vari tipi di laurea oramai, che può essere lo psicologo del lavoro, lo psicologo della scuola dell'educazione o lo psicologo clinico, cioè quello che si occupa dei disturbi del comportamento. Questi poveri cristi studiano 5 anni e che poi diventano 6, perché il legislatore, essendo italiano, ha fatto una pensata originale. Al posto di fare come gli avvocati e i commercialisti, ha deciso di far fare un anno di tirocinio post lauream, ma non è che lo psicologo va nello studio dello psicologo, no, è gestito dall'università, che ovviamente non ha né soldi né mezzi di far niente, tutto questo, quindi si deve convenzionare come a Parma con la Barilla per lo psicologo del lavoro, o con la scuola X, o con l'ospedale Y, o con l'ASLA Z. Quindi questi cristi si fanno più di 6 anni,
Poi devono fare un esame di Stato che è durissimo, sono 4 prove ora, ai tuoi tempi erano 3, per poi fare diagnosi e al massimo counseling, cioè dare una risposta. Perché per fare terapia devono fare una scuola di specializzazione che se pubblica dura 5 anni, oppure vi sono delle scuole riconosciute dal Ministero dell'Università dove fai un training personale per diventare psicoterapeuta. Quindi questi studiano 11 anni, se tutto va bene, per diventare psicoterapeuti. Quindi lo psicologo non può fare terapia. E vi sono delle cause su questo, anche su Parma. Questo per spiegare che differenza c'è con lo psichiatra. Lo psichiatra è un medico, quindi un laureato in medicina e chirurgia, che fa una specializzazione, la durata degli studi quindi è assolutamente identica. Cambia però l'aspetto perché in teoria lo psichiatra dovrebbe occuparsi della malattia, cioè delle forme conclamate. Solo che cos'è successo? Che in Italia, grazie a una riforma, sono spariti i manicomi. Quindi per legge i matti non ci sono più. Ora io sto esagerando, però questa è una riforma del cavolo all'italiana, piena di demagogia, di cui non sono responsabile, e mi dispiace dirlo, le pseudo-sinistre italiane, perché è una riforma fatta con i piedi. Perché se Dino ha una vecchia 500 e non hai soldi per comprarla nuova, se la prendi e la butti via, non fai una cosa furba. O la accomodi. D'accordo che i manicomi facevano schifo, ma non si chiudono, non si buttano via. Perché hai buttato fuori per strada... Ah sì, e con quali soldi le prevedeva? Che si sono messi in tasca, dai, no, ascoltami. Questa è una cosa fatta sulla pelle, l'ennesima... Ascoltami, no, no. Ma lo so, ho capito. Scusami, io tiro un sasso in aria, ti va in testa e muori. A te che sei morta, ti importa un accidente se io ti volevo ammazzare o se ho sbagliato? Il problema è che queste persone soffrono, le famiglie soffrono, ci sono stati suicidi, omicidi in questi 30 anni che potevano essere evitati. Quindi la cura è riuscita, ma il paziente è morto, è una strozzata. Oppure, scusate il termine, oppure va bene in chirurgia, ma non in psichiatria. Quindi che Basaglia abbia detto e scritto cose che ho letto, delle cose bellissime, è vero. Ma ho capito, ma io non sto mica dicendo che Basaglia è un fesso. La responsabilità è politica, non è di Basaglia, per Bacco. Ma le cose stupide le fanno loro, signori. Lo so, però il problema è che bisognerebbe fare le rivoluzioni senza sangue. Il problema è gravissimo, per cui lo psichiatra si ritrova a fare altri lavori non essendo preparato a farlo. Per cui fa lo pseudopsicologo oppure fa lo psicoterapeuta senza aver fatto una scuola di specializzazione. E questo provoca dei guai. Psichiatri non ce n'è fra noi. Certo. Ma anche se lo fossero, che ne fai? Dove li mandi? Che in ospedale da noi stanno 7 giorni e poi li devi mandare via. Per questi ragazzi esiste solo la voce delle famiglie. Questo è il disastro. Disastro. Non perché con le buone idee si lastricano i cimiteri. Perché le buone idee, se non vengono attuate adeguatamente, sono una guerra. Quindi bisogna stare molto attenti, specialmente alle persone impegnate politicamente o nel sociale, e stare molto attenti, io all'inizio, e tu c'eri, parlavo del globo nella discoteca, nel cercare di vederlo dalle parti, perché è veramente un disastro enorme. Il che non vuol dire che si deve tornare indietro, ci mancherebbe altro, ma bisogna andare avanti. Ma non si può non fare niente perché fa comodo a qualcuno. L'altra cosa che a me è in mente, certo, che tra il CERT, che gestisce le tossicodipendenze, e la ECI,
c'è un mandarsi la palla da una parte. Noi abbiamo pazienti, andiamo dal 5, no, questo è dal 7, questo è del 5, praticamente non fa niente. Questo è un altro disastro. Perché c'è ma non è così, sì, lo dicevamo, parlavamo questa mattina presto e ho alcune diapositive che semmai fra oggi e domani o dopodomani mattina vedremo proprio sul problema grave che è quello che ha evidenziato Dino della comunicazione. Comunicazione vuol dire, e ci ritorneremo, identificazione di un ruolo, ed è quello che ha appena detto lei, la deresponsabilizzazione, il gioco delle tre carte, no è qui, no è qua, non è da nessuna parte. Cioè nessuno, il gioco è appunto questo, che è tipico purtroppo del nostro paese chiamato Italia. Cioè che non faccio niente così almeno non sbaglio, nessuno mi dice niente. La risonanza magnetica te l'ha fatta per vedere se c'è focale. Vuoi sapere un dato, visto che hai detto una cosa che ritengo molto opportuna, molto vera, e con la tua esperienza di tanti anni, non voglio dire che insegni, ma quasi a molti che hanno quattro lati. Allora, ti voglio dire una cosa nordica. Quando c'era ancora, tu l'hai conosciuto Francesco Rovetta, mio collega, ha seguito una tesi che non è stata pubblicata, noi eravamo anche un po' scoraggiati, ero il relatore era Francesco, questo mio collega, che ha fatto uno studio sui consultori psichiatrici nell'area, ti parlo di Parma. Mi sai dire, tuo occhio, la diagnosi, tu lavori in un centro di abilitazione per disturbi da dipendenza da sostanze, questo per chi non lo conosce. A occhio, qual è secondo te il disturbo più rappresentato, diagnosticato? Il borderline è classico, ormai ma non si parla di tossicodipendenza, si parla di disturbo. Ok? Allora, ha quasi azzeccato. E quindi il 64% delle prescrizioni psichiatriche, attenzione, 64% erano antidepressivo, ansiolitico, stabilizzatore dell'umore. Cosa vuol dire? In maniera un pochino greve, che io la prendo per i capelli e la tiro su, poi le do una botta in testa, la tiro un po' giù e poi la scuoto anche così la stabilizzo. Cioè, così, cioè, questo qui è buono a farlo. Ho un amico che per depressione, perché si era lasciato la ragazza, è arrivato da uno psicologo. Dallo psicologo lo mandava allo psichiatra, da quando prende il psicofarmaco, se prima era recuperabile, perché... Ora, non parliamo male degli psichiatri che oltretutto sono assenti, perché vi sono fior fior di psichiatri in gamba, però quello che diceva Dino è proprio purtroppo una realtà condivisa. Cosa succede? Cosa che io mi sgolo a dire e scrivo sui libri, ora poi ti mando l'ultimo volume che esce a fine mese, sulla riedizione di quello del nero e arancione, te lo ricordi? Quella di anni. Per esempio prendo di mira gli psicanalisti e gli psichiatri. Ovviamente gli psicanalisti e gli psichiatri non buoni, non quelli buoni. Che cosa fanno? Lo psicanalista, qualunque cosa tu abbia, ti fa stendere sul lettino. Ti fa stendere sul lettino. Alcuni psichiatri fanno come ha detto Dino. In 10 minuti, io lo conosco, uno che mette gli appuntamenti ogni 10 minuti. Come caspita fai a capire una persona? Va bene, c'hai la depressione, ti do l'antidepressivo. Quello, metti il gettone nella macchinetta, prendi direttamente il farmaco. Ma come? Il cervello è la cosa più complicata
del mondo e tu mi bypassi la diagnosi? Non fai un accertamento? Non fai niente? A me è capitato l'inverno scorso, febbraio, mamma e figlia che arrivano in sovrappeso con la mamma che dice, beh, sai, hai avuto un'esperienza negativa, è stato 4 anni in cura con antidepressivi, poi ho scoperto che avevo un carcinoma tiroideo, che erano, mi hanno detto, anni che era lì, quindi ho rischiato di morire, che è una terapia. Per i non addetti ai lavori, un'affezione di questo tipo, quindi una malattia autoimmune della tiroide, quindi se c'è un ipotiroidismo, ho gli stessi identici sintomi della depressione, cioè astenia, identici. Questa aveva un tumore, quindi probabilmente un nodulo che non era benigno, ma era maligno, e questo cavolo di pseudomedico non gli fai fare un esame del sangue, ma che ti costa? Ma che ti costa? Cosa ti costa? E questo ha rischiato di morire prendendosi farmaci per 4 anni per depressione. Quello che vi farò vedere un pochino più per gli addetti ai lavori è come con un esame psicofisiologico si possa identificare un quadro di questo tipo di risposta di stress, per esempio nella depressione. Se Dino ha reagito, mettiamo male, a una certa situazione stressante, in una fase iniziale è ancora iperattivato. E io lo posso misurare, ho strumenti adeguati che sono oltretutto specifici dello psicologo clinico, se li sa operare, se qualcuno glieli insegna. Sono mezzi assolutamente non cruenti, dal quale si può vedere che c'è ancora presente una iperattivazione. E se in questo stato di iperattivazione gli dai un farmaco attivante, quindi glielo dai senza fare una diagnosi, quello mi va in uno stato di eccitazione maggiore. Siccome l'antidepressivo, anche il serotoninergico di ultima generazione, o serotoninergico e non adrenergico, hanno effetto ritardato dopo 15, a volte 20 giorni, può succedere che Dino o Carlo, dopo 20 giorni, cominciano ad andare avanti così, tipo cocainomane. E semmai telefono al dottore e dico, ma lo sa che sono così? Ah, ecco, lo sospettavo, bipolare. E allora si prende lo stabilizzatore dell'umore più per telefono. Ecco, questo è quello che non va fatto e che va denunciato, perché nel 2013 non si può, non si deve, non è etico, non è morale, non fare una diagnosi. Chi non la sa fare, la impara a fare. Ti buzzo buono, si mette lì, studia, legge, si informa, fa. Poi, se si dedica a un lato, a una certa area, che può essere l'infanzia, l'adolescenza, non ci credo io nel tuttologo, attenzione. Se si dedica ai disturbi come me, fisici, stress correlati, deve studiarsi bene queste cose e le connessioni, il mind-body integration, l'integrazione mente-corpo, come diceva il buon Ippocrate questa mattina, deve approfondirla al meglio. Ritornando e chiudendo, perché ho visto che sono 1:05, no? It's time to go. E ha ragione. Leggiamo quello che ha scritto il benamato Pancheri e riprendiamo poi da qui. Lo stress è una risposta emessa dall'organismo conseguentemente ad uno stimolo che ne altera l'equilibrio omeostatico, intendendo per omeostasi un equilibrio dinamico. Noi ci sentiamo fermi, ma la Terra si muove, la Luna intorno alla Terra, tutto il Sistema Solare si muove verso Alfa Centauri. Tutto è in movimento. Quindi noi abbiamo un equilibrio che sembra fermo, ma non c'è niente di fermo, niente di controllabile, niente che possa essere considerato un dato esclusivamente di fatto. Quindi omeostasi vuol dire dinamicità. Tale risposta si manifesta sia a livello fisiologico che a livello comportamentale ed è mediata da una attivazione emozionale indotta da una valutazione cognitiva del significato dello stimolo.
è relativamente aspecifica, nel senso che un'ampia gamma di stimoli può innescarla, ma è personalizzata e rapporta al significato dello stimolo per il singolo individuo e alle sue modalità di reazione psicofisica. Approfondiremo questo concetto a stomaco pseudopieno, a livello post-prandiale, vi farò vedere